Buongiorno dalla Massimo Lazzaro Video Production, strada statale 18, città metropolitana di Reggio Calabria, zona Pentimele. Ecco qui come si sta attuando la raccolta differenziata dei rifiuti nell'area metropolitana di Reggio Calabria. Ecco qui, possono rimanere giorni e giorni così, anche settimane. Sempre strada statale 18, Serpentone, Palazzo Serpentone a Pentimele, un cumulo di rifiuti, diciamo, organici, umidi, sono foglie e residui di palme che sono accatastati proprio qui all'ingresso di importanti uffici cittadini. Da molti giorni sono qui. Strada statale 18, sempre archi, zona archi. Ecco, guardate, una bella discarica è presente qui da Natale addirittura. Oggi è 19 gennaio, si arricchisce sempre più di nuovi elementi. Statale 18, archi, Reggio Calabria, città metropolitana. Questa è una zona molto amena, guardate che voragini che ci sono sulla strada. Addirittura lì c'è una cosa a salvaguardia dei cittadini, hanno messo un mastello, ecco, passa una macchina, hanno messo un mastello, una struttura, perché ci sono delle voragini, guardate che buche. Vi ricordate i due morti che ci sono stati un po' più indietro di questa zona? Qui di notte si rischia veramente, specialmente i motorini, le moto, guardate. Questa è una città metropolitana. Siamo in uno dei posti una volta più belli di Reggio. Questa è l'oasi di Pentimele e la salita praticamente alle spalle di quella che fu la fiera agrumaria, che ogni anno raccoglieva visitatori da tutte le parti. Oggi è ridotta a un cumulo di immondizie. Guardate, una vera e propria discarica. C'è di tutto, vedete, siamo all'oasi, quella che una volta era il fiore all'occhiello della città, guardate com'è ridotta adesso. Questa è l'interno della ex fiera agrumaria, vedete, un cumulo di disastri, se possiamo dire così. Ecco, vedete, l'area suggestiva dello stretto, l'immondizia in primo piano, alcune casupole abbandonate di pescatori, c'è poco da fare qui. Siamo sempre a Pentimele, zona oasi, qui c'è una targa che dice che questa piazza è stata intitolata alla scuderia Ferrari Club, The Official Ferrari Passion, Reggio Calabria, il 17 settembre del 2017, ricordo benissimo, c'ero anch'io, abbiamo fatto le foto, c'era l'eroico sindaco anche, ecco, da questa piazza praticamente nasceva la rinascita di Pentimele, secondo le parole del sindaco. Allora, vediamo un po', sarà bellissima questa piazza. E che vedo lì, c'è tutta l'immondizia, c'è un materasso anche qui, che cosa c'è? Le aiuole incolte ovviamente, lì c'è un cassone, forse raccolgono i rifiuti lì dentro. Ecco la piazza com'è ridotta, siamo in piena rinascita, signori, guardate, Reggio rinasce. Cumuli di immondizie, ovunque, distruzione totale. Questo è un ex impianto di benzina sequestrato all'Andrangheta, quindi in mano allo Stato, guardate. Guardate in che condizioni, sembra che questa zona sia stata addirittura bombardata.
qui ci giocano i bambini, oppure ci giocavano una volta. Ed ecco la piazza Ferrari di Reggio Calabria. Grazie sindaco. Sempre la bella zona di Pentimele, le villette. E non, la VR non raccoglie i rifiuti, questo è assodato ormai, infatti la gente li posiziona fuori, vedete, dalle villette, dalle abitazioni, qualche buon tempone la getta anche sulla strada. Cosa si deve fare? Secondo gli accoliti del sindaco bisogna tenerla a casa l'immondizia. Ragazzi, tenetela a casa. Sulla periferia nord della città di Reggio Calabria si sta per abbattere, anzi si sta già abbattendo un nuovo disastro, l'ultimo della nefasta amministrazione Falcomatà. Si sta effettuando il cablaggio, cioè la messa in opera delle fibre ottiche, quindi distruzione di strade, creazione di pozzetti con relativi tombini e poi si lascia tutto così com'è che si mette a fare a posto nuovamente. Ci penserà la natura, potete vedere come vengono poi rimessi a posto i tombini dopo la messa in opera dei pozzetti. Guardate che tipo di sistemazione viene fatta poi alla fine di questo pseudo lavoro del cablaggio. Guardate, questo è il pozzetto. È stato rimesso a posto con un po' di pietre, pietroline piccole, con un po' di bitume. Vedete come si spargono tutte attorno? Che meraviglia, che meraviglia. È giusto che alla fine del disastro dei 5 anni e mezzo di Falcomatà, della giunta Falcomatà, è giusto che sia arrivata anche la questione tombini, fibre ottiche, cablaggio e ditta criminale, questa ditta criminale che non so come si chiama, non lo voglio sapere, che sta conducendo questi lavori. Sono dei criminali.